grande benvenuto a tutti gli appassionati di sport per questa nuova puntata di A Tutto Sport, la nostra rubrica dedicata a chi ama non soltanto il calcio, ma anche quelli che solitamente vengono definiti sport minori. E oggi di uno sport del genere, quello che è stato per diversi anni forse lo sport più in voga fra tutti quanti gli italiani, spesso diventava anche una scusa: vado a giocare a calcetto con gli amici, si diceva. E il calcetto da sport amatoriale è diventato invece una realtà professionistica sempre più radicata, ha anche cambiato nome, si è chiamato prima calcio a 5, ora il suo nome ufficiale è quello di futsal. Di futsal parleremo con i protagonisti di una delle squadre più interessanti del panorama di serie A2 italiano. La squadra è quella dell'Active Network di Viterbo, una squadra che attualmente è ai primi posti del suo girone di A2, una squadra rinnovata in quasi tutti i suoi elementi, e fra questi nuovi elementi della squadra c'è anche il primo ospite di oggi, è il pivot dell'Active Network, e è qui con noi Andrea Ganzetti. Benvenuto. Salve a tutti. Salve a tutti, grazie, buonasera, grazie per l'invito. Allora, dicevo in apertura che quello che una volta si chiamava calcetto era un po' considerato uno sport minore, uno sport amatoriale, uno sport per andare a divertirsi con gli amici. Invece in questi ultimi anni è diventata una realtà sempre più importante e sempre più interessante. Voi dell'Active Network siete una delle realtà più interessanti di questo sport, sempre più, ecco, stiamo vedendo ora delle immagini di uno dei vostri incontri, uno sport, dicevo, che ha ormai livelli di professionalità molto elevati. Credo che però ci siano ancora margini di miglioramento del calcio a 5, Ganzetti. Sì, sicuramente possiamo dire che in questi ultimi anni il futsal è cresciuto molto, c'è ancora molto da fare, rimaniamo uno sport purtroppo dilettante ancora, non siamo presenti alle Olimpiadi, nonostante ci siano campionati, insomma, nazionali in vari stati e sia presente la UEFA e la FIFA che organizzano europei e mondiali. Quindi lo sport è sicuramente in crescita. E il movimento sta crescendo molto, appunto, in ogni paese, e noi che lo facciamo di mestiere ne siamo contenti e cerchiamo di fare il massimo nel nostro piccolo. Ecco, sta crescendo il movimento e sta crescendo anche la vostra squadra. Dicevo prima che siete ai primi posti del vostro girone di A2. Come sta andando questa stagione? Sì, siamo attualmente quarti in zona playoff, siamo classificati per la Coppa Italia, siamo tra le prime 16, mercoledì appunto giocheremo gli ottavi di finale. La stagione sta andando molto bene, come gli altri anni l'Active Network Viterbo ha degli obiettivi importanti, sia in campionato che in Coppa, quindi cercare di arrivare più in fondo possibile in entrambe le competizioni, e partita dopo partita stiamo cercando di farlo, nonostante siamo un gruppo nuovo, perché solamente pochi elementi dello scorso anno sono rimasti e molti sono nuovi. Quindi a inizio anno siamo partiti un po' col freno a mano tirato, ma ultimamente stiamo facendo degli ottimi risultati, la squadra è sempre più amalgamata. Allora, adesso le faccio una domanda un po' da, chiamiamo così, neofita, ma credo che anche molti nostri telespettatori non particolarmente esperti possano porsi certe domande. Quali sono le principali differenze, sia nei metodi di allenamento, sia nelle tattiche, tra una squadra di calcio e una squadra di futsal? Al di là, allora, del numero dei giocatori, ovviamente. Certo, certamente. Sicuramente le differenze sono notevoli, perché intanto il campo è ridotto. Se consideriamo che il campo da calcio è circa 100x50, il campo da futsal è 40x20, quindi è chiaro capire come, anziché 22 giocatori, ce ne siano
10 in un campo notevolmente più piccolo in proporzione, i tempi e gli spazi di gioco sono notevolmente ridotti e quindi per un giocatore è necessario essere un giocatore pensante e abile dal punto di vista tecnico e tattico. Quindi è fondamentale saper fare tutto, tutti, ovvero la fase di possesso, la fase di non possesso. E quindi è sicuramente uno sport più complicato, diciamo, ma più avvincente dal mio punto di vista, perché ovviamente le occasioni sono numerose e repentine, con numerosi cambi di fronte, ed è molto bello e avvincente soprattutto da giocare, ma anche da vedere. Le faccio una domanda che è praticamente legata alla precedente. Questo significa, perché lei ci ha elencato le differenze anche importanti che ci sono fra il futsal e il calcio. Dicevo, questo significa che un Lionel Messi, un Ronaldo, un Mbappé potrebbero trovarsi in difficoltà in una squadra di futsal? Ma possiamo dire che molti di questi giocatori che lei ha nominato hanno svolto una carriera, o meglio, hanno iniziato a giocare anche a futsal quando erano piccoli, perché in paesi come Brasile, Portogallo, Spagna, Argentina, in questi stati si prevede che fin dal percorso scolastico i bambini, i ragazzi inizino a praticare in parallelo entrambe le discipline e poi solamente crescendo in base alle proprie capacità, alle proprie caratteristiche, possano decidere verso quale delle due dirigersi. E quindi molti dei giocatori che vediamo al top del livello nel calcio oggi hanno un passato nel futsal. E quindi non è assolutamente da escludere entrambi gli sport, è vero che sono diversi, ma allo stesso tempo l'uno può essere utile e funzionale all'altro. Allora, leggevo un po' fra le righe una sorta di critica, non so se forse sono io troppo cattivo nel capire questa cosa, e cioè lei ha elencato una serie di paesi, l'Argentina, il Brasile, il Portogallo, eccetera, in cui il futsal è in qualche modo, almeno fra i giovani, è messo allo stesso livello del calcio. E anzi, si cerca di aiutare questo sport in modo tale che poi anche i campioni del calcio a 11, del calcio tradizionale, ne siano avvantaggiati nella loro formazione. Questo significa che noi in Italia, invece, da questo punto di vista siamo indietro e che forse il fatto che l'Italia, in quanto nazionale, negli ultimi anni, a parte l'episodio degli europei, non abbia particolarmente brillato in campo internazionale, sia anche una sorta di colpa di questa diversa e inferiore importanza che si dà al futsal. Allora, guardi, il discorso è un po' complicato. Diciamo che in Italia purtroppo si lavora poco con i giovani e si differenzia poco tra calcio e futsal, fin dal settore giovanile scolastico. Quindi diciamo che in questi ultimi anni, grazie all'operato di alcuni tecnici e a una maggior visione anche di club professionistici nel calcio, vedi Juventus, per esempio, dove un ex allenatore della nazionale sta operando con il progetto Futsal nelle categorie minori, si è lasciato un po' troppo, diciamo, la formazione è stata svolta in maniera, tra virgolette, un po', passatemi il termine, approssimativa, o comunque si è cercato di prediligere il gioco del calcio piuttosto che il futsal, che in realtà è uno sport autonomo che ha proprie regole, proprie visioni, propri tocchi di palla, eccetera. Quindi c'è una metodologia di lavoro completamente diversa. Io ho iniziato anch'io nel calcio, ho fatto tutta la trafila del settore giovanile dell'Ancona, che tuttora milita in campionati professionistici, e ho notato la differenza chiaramente rispetto ad altri che invece hanno svolto una formazione interamente nel futsal. Quindi, a mio avviso, ogni sport ha le proprie specificità, poi se può essere utile anche per l'altro, meglio così. Senta, come qualcuno sta leggendo ora nel sottopancia che era apparso qualche istante fa, lì c'è scritto pivot. Pivot di solito è un
termine che viene associato più al basket che al calcio. E qual è il ruolo di pivot? È lo stesso che è del basket, cioè il centravanti, sì, diciamo, di una squadra di calcio? Sì, sì, diciamo che il pivot, un po' come nel basket, considerando che il futsal prende, tra virgolette, dal basket, che è uno sport nato prima, alcune componenti, per esempio la marcatura individuale, i blocchi e tante, il fatto di giocare di spalle, come il mio ruolo da pivot, ma anche per esempio nel calcio un ruolo come può essere quello di Lukaku, che è un giocatore che gioca prettamente di spalle, per doti, per caratteristiche. Io, insomma, fisicamente, il mio fisico è abbastanza possente, come quello di tanti giocatori di centravanti avanzati, e quindi si cerca di far leva sulle proprie caratteristiche. Bene. E quanti gol ha realizzato? Quanti gol si realizzano in una partita media? Perché chiaramente i punteggi sono diversi da quelli di una partita di calcio, cioè l'8-2 dell'Atalanta sulla Salernitana forse non è così inusuale in una partita di calcio a 5. Sì, sì, sicuramente, diciamo che tendenzialmente i punteggi sono maggiori, appunto perché il campo è più ridotto, le occasioni sono frequenti. È chiaro che mediamente una squadra che prende un gol per tempo è accettato e accettabile dal punto di vista difensivo, dal punto di vista realizzativo fare 3, 4, 5 gol in una partita è abbastanza normale per il numero di occasioni che si creano, e bisogna capitalizzarle ovviamente. Dal mio punto di vista quest'anno sono più propenso a far segnare che segnare, non lo vedo come un problema, l'importante appunto è fare bene e raggiungere poi gli obiettivi che si prefiggono. Dal punto di vista personale la squadra è molto buona, molto forte, molto coesa, anche dal punto di vista dello spogliatoio, del gruppo, dello staff, e quindi ci sono tutti i presupposti per lavorare bene e toglierci delle soddisfazioni. Allora, un pivot altruista abbiamo scoperto. E lei, se non sbaglio, veniva dal Manfredonia, che l'anno scorso poi però è retrocesso. No, io ho giocato, sì, l'anno scorso il Manfredonia è retrocesso. No, io l'anno scorso ero a Ciampino, che quest'anno stesso fa la Serie A, poi sono stato a Verona in A2, quest'anno invece la squadra è prima in Serie A. Anche l'anno prima ero al Mantova, sempre in Serie A, insomma ho sempre fatto la Serie A e la Serie 2, che sono le due categorie più importanti e più belle e stimolanti da giocare. Ecco, ma anche nel futsal c'è quella differenza che per esempio nel calcio si nota in maniera abbastanza netta, cioè tra la serie cadetta e la serie più importante. C'è una differenza di livello così grande o invece non esistono, chiamiamole così, le Juventus, Inter e Milan, per dire, delle squadre top che un po' ammazzano i campionati nel futsal? No, il parallelismo è abbastanza azzeccato, perché la differenza tra Serie A e Serie 2 effettivamente è abbastanza grande, e questo divario si cerca di colmare anche la prossima stagione con una riforma dei campionati, dove verrà creata una due elite in cui si cercherà di colmare questo divario che esiste tra la Serie A e la Serie 2 attuali. Ci sono squadre molto importanti, il Napoli per esempio, come è primo in classifica nel calcio, è primo in classifica anche nel futsal. E Vesuvio va alla grande. Quest'anno è l'anno, forse, magari i tifosi Napoli che mi staranno ascoltando sperano, insomma, con tutti gli scongiuri che ciò avvenga, però sì, c'è una discreta differenza notevole, direi, tra le squadre di vertice di Serie A e tante squadre di Serie A di bassa classifica o comunque di A2, perché è diverso anche il numero degli stranieri che possono giocare in Serie A di più rispetto alla 2, dove si cerca di favorire il movimento locale, che a mio avviso è una mossa giusta da parte della federazione, magari non nei tempi perché è stata un po' affrettata, ma come concetto sì, per favorire la crescita appunto dei talenti locali, dei giovani, ma anche degli italiani come me, come altri che meritano, perché ovviamente non conta la nazionalità, la lingua, la razza, eccetera, ma solamente il valore del giocatore. Di conseguenza
è giusto che chi merita gioca ed è giusto comunque per ogni stato favorire il proprio bagaglio interno per poi dare degli strumenti, dei ragazzi validi anche alla nazionale che è il fiore all'occhiello di ogni disciplina. Certo, e il discorso di favorire il settore giovanile, anche limitando il numero degli stranieri, in qualche caso ha anche funzionato. Io dai miei capelli bianchi si capisce che ho una certa età e ricordo quando fu chiuso agli stranieri dopo alcune sconfitte che l'Italia degli anni 70 ebbe, anzi. Prima ancora, quando ci fu la prima sconfitta con la Corea, e poi questo portò effettivamente all'Italia di Berzotto, quella che andò a vincere il mondiale dell'82 in maniera trionfale e in attesa. E forse anche, sia nel calcio che nel futsal sarebbe il caso di prendere quell'esempio, perché il numero di stranieri rischia poi di soffocare le nuove leve nazionali, anche se non è un fenomeno solo italiano. Pensiamo al fatto che il Real Madrid qualche giorno fa, proprio per la prima volta, ha giocato per la prima volta nella sua storia quasi bicentenaria, insomma 150 anni mi pare di storia, e per la prima volta ha giocato senza spagnoli. Quindi è un problema comune un po' in tutto quanto il mondo che però rischia. Lungi da me, ripeto, farne un discorso puramente di etnia, eccetera, perché comunque ho No, tantissimi è un amici discorso per colleghi cercare che di tutelare i vivai, questo. certo. È stato un problema che nel calcio si è verificato a causa di sgravi fiscali per incentivare talenti anche nelle giovanili, quindi si è verificato un acquisto notevole di ragazzi africani, sudamericani, eccetera, per cercare di innalzare il livello, che così è stato. Poi però è successo che anche le prime squadre si sono riempite di stranieri, ora sta avvenendo un po' la tendenza opposta. Anche nel futsal questo si è verificato negli anni, cercando di contrattare giocatori prevalentemente di natura sudamericana, eccetera, che hanno aiutato sicuramente anche la crescita dei talenti locali, i talenti però che giocavano erano pochi e oggi si sta verificando appunto questo fenomeno di cercare di valorizzare il talento locale. Beh, speriamo che si trovi il giusto equilibrio fra esigenze entrambe comprensibili, ma che a volte confliggono fra loro. Ecco, un'ultima domanda, fra poco andremo in pubblicità, ma quali sono i ruoli, diciamo, i cinque giocatori hanno dei ruoli fissi nel futsal? Allora, tendenzialmente se si gioca un sistema, diciamo 1-2-1, i ruoli sono, a parte il portiere, c'è il centrale, le due ali o laterali e il pivot. Poi ci sono altri sistemi di gioco dove si può giocare anche in quattro senza il pivot, quindi con giocatori più duttili, versatili e universali. Tendenzialmente si hanno dei ruoli, però tutti i giocatori devono comunque cercare di saper fare tutto, ovvero attaccare, difendere, passare, calciare, Il contrastare, famoso eccetera. calcio totale di cui si parlava Calcio per esattamente, l'Olanda di diciamo, una volta. più o meno è così. Per quello che dicevamo prima, essendoci tempi e spazi ridotti nel gioco, è fondamentale che tutti siano sempre e comunque pronti a essere impiegati. Non esiste, come per fare un parallelo nel calcio, come era il libero una volta che stava staccato e poteva prendersi Esatto, un dormiva a caffè e metà della guardare partita. L'importante è che poi l'arrampicata. quando arrivava l'attaccante riusciva a fermarlo. Ganzetti, io la ringrazio moltissimo. Purtroppo dobbiamo andare in pubblicità, ma torneremo a parlare di futsal anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Grazie ancora. E Va bene, grazie a voi. allora, solo qualche istante e poi si torna sui campi di calcio a 5.